La Nissan Qashqai è da sempre un modello molto importante per il nostro mercato. Arriva adesso con una motorizzazione particolare chiamata e-Power, è un'ibrida che permette di unire i vantaggi dell'elettrico con le comodità di un motore a benzina. Scopriamolo insieme in questo primo contatto sul circuito di Jarama nei pressi di Madrid. Un po' benzina, un po' elettrica. L'e-Power è una tecnologia molto interessante brevettata da Nissan che dal 2017 sta riscuotendo un notevole successo in Giappone e adesso è pronta per metter piede in Europa. Si tratta di un sistema ibrido full, composto da due motori e da una batteria di ioni di litio che secondo i piani della casa dovrebbe andare a sostituire il diesel in gamma ed equipaggiare le Nissan più grandi, dalla Qashqai alla nuova X-Trail. Ma vediamo la prima nel dettaglio. Ci sono solo due badge a distinguere da fuori la Qashqai con l'e-Power, questa qui, con la Qashqai standard. Il primo è sul lato destro del portellone del bagagliaio, il secondo sulla fiancata. La sfruttabilità di un'auto elettrica con la comodità di una benzina. Qui sotto infatti non abbiamo una presa di ricarica ma il normale bocchettone. Vediamo quindi cosa cambia dentro. Il bagagliaio in termini di litri di capacità minima è uguale a quello della Qashqai Mild Hybrid, con la batteria del sistema ibrido che è posizionata sempre sotto la panca dei sedili posteriori. Chiudo il portellone che è elettroattuato per salire al posto guida e farvi vedere le due novità interne più importanti. La prima è sicuramente la leva del cambio, che adesso è posizionata longitudinalmente e non più trasversalmente come sulla Qashqai Mild Hybrid, e poi debuttano questi due nuovi tasti. Uno serve per attivare la modalità 100% elettrica, mentre quest'altro per attivare quella a singolo pedale. Anche lo schermo dell'infotainment è una novità perché è più grande, in misura 12,3 pollici di diagonale, con i tasti qui sotto che sono stati messi in questa nuova disposizione e non si trovano più integrati nella fascia inferiore dello schermo. Per il resto si tratta della Qashqai che già conosciamo, ben fatta, razionale e spaziosa anche per 5 persone. Il bagagliaio parte da 504 litri, la stessa capacità della versione standard, e questo perché tutti gli elementi del sistema ibrido sono stati posizionati o nella parte anteriore o inglobati nel pianale proprio per non andare a togliere spazio a bagagli o passeggeri. Per saperne di più sulla Qashqai però vi consiglio di cliccare sul link qui in alto a destra per andare direttamente al nostro perché comprarla della versione Mild Hybrid con cambio manuale. Ed eccomi finalmente al volante della Qashqai e-Power. Nissan, per farci provare questa nuova tecnologia, ci ha portato sul circuito di Jarama, vicino Madrid, dove attraverso questi iconi che vedete qui davanti vengono riprodotte delle situazioni di utilizzo quotidiano. Si va dalla città all'autostrada passando per un ambiente simil superstrada. L'e-Power può essere definito un full hybrid ed è a tutti gli effetti un ibrido serie perché il motore termico non garantisce mai motricità alle ruote. Il sistema è composto da un motore termico, da un elettrico e da una batteria agli ioni di litio da 1,8 kWh circa. Il motore termico è un 1500 tre cilindri sviluppato in collaborazione con Infiniti da 158 cavalli, mentre l'elettrico ha una potenza di 190 cavalli e ben 330 newton per metro di coppia. Ma come funziona l'e-Power? Allora dobbiamo prendere due differenti esempi. A bassa velocità il motore termico fornisce l'energia a quello elettrico per garantire il moto e al tempo stesso ricarica la batteria agli ioni di litio. Quando la batteria raggiunge il 100% di capacità, per cui è carica al massimo, il motore termico si spegne e si procede come se fossimo esattamente su una macchina 100% elettrica. La coppia è disponibile fin da 0 giri, al minimo sfiorare dell'acceleratore, e anche le sensazioni, soprattutto a livello sonoro,
sono le stesse. Quando invece si richiede la massima prestazione, il motore termico si accende e da un lato garantisce l'energia all'elettrico, dall'altro ricarica la batteria che a sua volta comunica anch'essa con il motore elettrico. Questo perché chiedendo appunto una massima prestazione si vuole trasmettere il 100% dell'energia prodotta dal termico alle ruote. Il 1500 a benzina funziona con una nuova tecnologia brevettata da Nissan a rapporto di compressione variabile. Attraverso un manovellismo aggiuntivo collegato all'albero motore, il sistema può aumentare o diminuire la corsa del pistone con un'unità di controllo che rileva le condizioni di guida selezionando automaticamente e istantaneamente il rapporto di compressione più adatto in un range tra 14 a 1 e 8 a 1, ottimizzando il rendimento e quindi prestazioni di efficienza. Esattamente come sulla Qashqai endotermica ci sono tre modalità di guida. Qui però, oltre ad influire sul carico volante e sulla reattività del motore, intervengono anche sulla logica del freno motore, che sulle auto elettriche o anche elettrificate viene sfruttato per ricaricare la batteria. In standard e sport si avverte chiaramente la decelerazione, che comunque non è mai invasiva o brusca, mentre in eco gli ingegneri hanno deciso di eliminarla per garantire il massimo scorrimento sfruttando l'inerzia della macchina per consumare meno. Attraverso un tasto sul tunnel centrale poi si attiva l'e-pedal, funzione che abbiamo già provato sulla Leaf e che massimizzando il freno motore permette anche di fare a meno del freno meccanico e accelerare e rallentare modulando il solo pedale destro. Come avete visto, non ho potuto provare la macchina su strada dato che il processo di omologazione è ancora in corso. Non si sanno i prezzi che riguarderanno il mercato italiano, ma voci di corridoio suggeriscono che dovrebbe arrivare nelle concessionarie nella seconda metà del 2022, probabilmente in autunno. Tirando le somme, si tratta di una motorizzazione molto interessante, dato che la Qashqai con l'e-Power sarà una delle full hybrid più grandi sul mercato e che sulla carta promette consumi davvero interessanti. Sicuramente avremo modo di provarla a fondo nei prossimi mesi, per cui rimanete sintonizzati sul nostro sito e sul nostro canale YouTube.